Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia ripiena senza lievito. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: per l'impasto, farina di tipo 00, acqua, olio extravergine d'oliva e sale. Per la farcitura, prosciutto cotto, salame, scamorza, olio, sale grosso e rosmarino. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, la farina, il sale e l'olio. E facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, compattarlo e lasciare riposare per 15 minuti. Abbiamo posizionato l'impasto su un piano di lavoro infarinato, dividiamolo in due parti uguali. Mettere da parte l'altro impasto e stendere questo impasto formando un disco. Posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno. Condiamo il disco con salame e prosciutto cotto, tagliato a pezzetti. La scamorza, mettere momentaneamente da parte questo impasto e stendere l'altro disco. Posizioniamo la copertura della focaccia. Sigillando bene i bordi. Spennellare la superficie con l'olio. Spolverizzare con il sale grosso e il rosmarino. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 35-40 minuti circa. La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia ripiena senza lievito. Grazie e alla prossima ricetta!